si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie. Con questa meravigliosa poesia di Ungaretti apriamo la nostra puntata. Anche oggi facciamo la nostra spesa a Piano d'Orta da Conad Tango. Oggi faremo una spesa di sostanza. Compreremo della pancetta, delle zucchine, degli anacardi e delle alici. Andiamo! Ecco le nostre zucchine. Pancetta rigorosamente Conad. Per le alici ci affidiamo alla linea Sapori e Dintorni, il massimo della qualità. Ecco i nostri anacardi. Amici, non cambiate canale perché oggi assisterete a qualcosa di veramente particolare. Io lo definirei contaminazione in senso positivo in cucina. I nostri chef realizzeranno una ricetta a quattro mani, Marcello Ferrarini e il nostro chef Antonio Di Giovacchino. Tradizione e innovazione si fonderanno perfettamente per dare vita a qualcosa di unico. Ciao a tutti amici di Chef in Cucina e di Rete 8, come vedete non sono Jennifer, mi mancano sicuramente i capelli e la sua bellezza, ma farò insomma un po' la sua funzione e sono qui con l'amico, nonché collega Antonio Di Giovacchino per fare una ricetta insieme gluten free. Cosa ci presenta? Allora signore, buongiorno, io praticamente vorrei approfittare della presenza del nostro chef Marcello per realizzare una pizzondella fritta gluten free, visto che i clienti praticamente celiaci si lamentano che non possono mangiare le nostre pizzonde. Da oggi non si potranno più lamentare. Non si potranno più lamentare, cercheremo di realizzarle e il nostro amico Marcello ci darà un piccolo tocco di innovazione a questo piatto semplicissimo, banale, ma a volte anche molto molto buono. Allora, tu fai la base, io faccio la guarnizione. Benissimo, Marcello. Allora, vai, spiega praticamente come hai fatto la base. Dell'acqua tiepida, mettiamo mezzo cubetto di lievito di birra, andiamo a mettere un pizzico di sale, un pizzico di zucchero e poi mettiamo un po' di olio d'oliva. Un po' di olio d'oliva e qua è praticamente l'unica particolarità e noi andremo a mettere della farina senza glutine. Ecco qua, facciamo il nostro impasto. Che rispetto alla farina normale, tradizionale, fa un po' più fatica ad addensare. Fa un po' più fatica ad addensarsi, certo. Però il risultato è lo stesso, la pizzondella finale, la cosa più importante è quella finale, la pizzonda viene buonissima. Bene, bene, non vedo l'ora di assaggiarla. È buona. Perché sì, tu come sai Antonio, io oltre ad essere un cuoco sono anche celiaco. Sì, allora, quindi oggi ti darò anche una valutazione da cliente. Valutazione da cliente. Bravo. A questo piatto, ripeto, semplicissimo che può accompagnare tante cose, si possono fare anche dolci. Guarda se come noi viene mettiamo, bene, vedi, però, eh? Se noi mettiamo un po' più di zucchero riusciamo a farle dolci e sopra spolveriamo dello zucchero, certo. E può essere anche dolce. Adesso ti do un'idea per ecco fare una pizzonta con dello zucchero filato, che dici? Ah, ottimo, sopra, bello, no? Bellissimo. Come se fosse una nuvoletta. Sì, ecco qua. Un po' di vaniglia, limone. Marcello, noi questo è il nostro impasto. Fammi sentire. Vedi? Oh, bella, penso bella, che elastica, elastica, no? Non troppo dura, certo. Bella morbida. Dobbiamo lasciarla sempre un po' più noi morbida. Noi lo lasciamo lievitare per un quarto d'ora e una mezz'ora. Nel frattempo andiamo a prendere il nostro impasto che noi già abbiamo fatto lievitare. Ecco qua. Ecco vedi che il nostro impasto.
è abbastanza malleabile, sì, è sì, un sì, po' diverso, sì, ma comunque diverso, ci riusciamo. Però riusciamo a fare questa pezzone. Mentre della tu fai pizza. Questa cosa, io comincio a sì. preparare il nostro, diciamo okay. così, la guarnizione. Vediamo come lo generalmente, vuoi. Generalmente, no, possiamo sì. utilizzare la rucola, no, sì. per fare una pizzettina. Sì, sì. Però anziché farla normale, la vado a emulsionare con la rendo liquida. Ah, liquida. Ti piace? Bello, quindi bello, la emulsioniamo bellissimo. Con un po' di olio. Dopodiché la andiamo a finire con un frutto di stagione. Ah, la melagrana, bellissimo. Che ci darà un po' di croccantezza, sapore, sì, sì, colore. E colore, molto bene. Quindi emulsioniamo il tutto con rucola, un po' d'olio, un po' di pepe, un po' di sale e un pizzico di peperoncino. E facciamo questa diciamo, emulsione, questa rucola liquida. Liquida. Poi andiamo a rendere un po' più saporito il nostro piatto con che cosa? Con? Della pancetta di maiale, lo facciamo croccare. E poi l'adagiamo sulla pizzondella. Bravo. Senza olio, senza niente, una padellina antiaderente e la rendiamo croccante. Quanto ci impiega allora, la pizzonda praticamente 5 minuti in frittura e possiamo andare. Io comincio a friggere così le mie pizzondelle mi regolo fritte. Poi i tempi. Sì, ok. Andiamo a friggere le nostre pizzonde gluten free. Sono belle, sono venute bellissime, l'impasto è stato lievitato perfettamente. Frittura 5 minuti. Io nel mentre sto rendendo croccante, come vedi. Una bella pancetta. La bella pancettina di maiale. Senza olio, senza niente, perché insomma già la parte grassa. Già ce l'ha, le giriamo. Penso che... un altro minuto e ci siamo. Come siamo messi, è Antonio? Prontissimo la pancetta, Marcello, ci siamo. Tiro fuori le pizzonde. Facciamo assorbire olio in eccesso. Ci siamo, Antonio? Ci siamo, Marcello. Io porto le nostre pizzondelle. Che sono belle, già pronte, guarda come sono venute. Bellissime. Ma direi che sono buone bellissime. Anche per tutti. Ma come no? Anzi, le assaggiate già. Devo dire che non hanno niente da dire alle da invidiare alle altre. Allora, ecco qua, ne mettiamo, guarda che spettacolo, due, ne mettiamo tre, facciamole belle abbondanti. Ti dicevo, generalmente si usa la rucola sulla pizza, ma io l'ho resa, diciamo, ho fatto un'emulsione, sì, proprio di rucola, un'emulsione di olio nuovo, olio e nuovo. Rucola, la nostra pancettina croccante. Bella! Che dici? Bellissime! Un piatto della tradizione, bello. Ma che comunque è anche sì, il suo bello rivisitato. Rivisitato, un minimo. E gli diamo semplice da realizzare. Un tocco di colore e anche di croccantezza con un po' di melograno che adesso in questo periodo abbonda. Io andrei ad aggiungere un po' di erbetta pimpinella. Pimpiniamo, erba pimpiniamo. Noce o erba pimpinella. Su, ecco qua. Guarda, gli mettiamo anche qualche fogliolina qua e là. Perché l'erba pimpinella gli dà poi un profumo alla pancetta eccezionale. Che dici? Ecco qua. Questa pizzonda gluten free. Pizzonda gluten free con pancetta croccante e melograna. Guarda, una bella ottima, ricettina bellissimo. Con il mio amico Antonio. E chiamiamo a questo punto. Io praticamente abbinerei un vino. Io qua metterei un cerasuolo. Guarda. Un bel cerasuolo di questa azienda che noi praticamente non possiamo mai farne a meno perché non dobbiamo mai dimenticare Marchese de Cordano. È un cerasuolo, praticamente uva Montepulciano. E fresco che va a abbinarsi benissimo si con sposa questo perfettamente ottimo Marcello, non ne metto io troppo se no non riusciamo un poi brindisi. A fare tante puntate poi non riusciamo a lavorare ancora qui allora. Ci vorrebbe secondo me Jennifer da fare un assaggio, chissà facciamo se ci verrà a trovare. Beh, sicuramente io penso di sì anch'io eccola qua vedi basta chiamarla eccola ciao Jennifer e chi non poteva ciao, fare amici, l'assaggio avete sentito la mia mancanza ma io per l'assaggio non manchi mai. Non posso è stato mancare. Bravo Marcello nel guidarmi. È stato bravo lui. È stato bravo. Siete stati fantastici. Non ti resta che assaggiare questa pizzonta di Antonio e Marcello. La chiamerai proprio così, la pizzonta di Antonio e Marcello. Buon appetito Jennifer. Buon appetito. E alla prossima con Chef in Cucina Gluten Free. Antonio, Jennifer e Marcello. Ciao amici. Ciao amici.
Mm-hmm.